Sono qui con il tecnico del Gattinara Diego Pagani, al quale chiedo un commento sulla sconfitta odierna della sua squadra. E niente, la sconfitta di oggi rispecchia un pochettino il nostro calo stagionale che abbiamo avuto a partire dopo la partita di Cossate. Abbiamo interpretato bene la gara anche oggi, perché comunque fino a quando c'è stato espulso un giocatore eravamo 1-1, quindi stava facendo discretamente bene contro la terza squadra in classifica del campionato. Poi purtroppo in uno in meno e avendo anche pochi cambi a disposizione, perché comunque la nostra rosa è abbastanza risicata, abbiamo faticato un pochettino, preso il gol del 2-1 e lì ormai non c'è stata più partita e niente, poi è finita 3-1, però poco cambia insomma. A Cossato c'è stata la svolta negativa della vostra stagione probabilmente. Direi proprio sì, dicevo prima appunto era un po' lo spartiacque della nostra stagione, perché fino lì, nonostante siamo partiti con una squadra composta di 17 elementi nuovi, all'inizio abbiamo faticato un po', poi ci siamo ripresi bene, abbiamo inanellato una buona serie di risultati e siamo arrivati fino a ridosso della Cossatese e eravamo praticamente secondi in classifica, eravamo davanti noi. Poi quella partita lì ci ha segnato, perché comunque tra squalifiche, avendo perso la partita a tavolino eccetera, per noi è stato un problema, perché siamo partiti comunque all'inizio dell'anno con una rosa di pochi giocatori, avendo avuto 5 squalificati per un certo periodo ha fatto differenza, le partite dopo siamo andati in difficoltà, ne abbiamo perse 2 o 3 di fila e da lì in avanti è stato veramente difficile. Ci sono uno dei progetti piuttosto ambiziosi per la prossima stagione, che è quella del centenario del Gattinara. Mi dice anche il vostro direttore sportivo che non partirete comunque da zero, una parte della rosa verrà confermata e ci sono prospettive per fare bene, diciamo. Sì, la differenza sostanziale dall'anno scorso è proprio che non dovremo cambiare tutti i giocatori, c'è l'intenzione di mantenere buona parte della rosa di quest'anno e sulle basi del buon risultato fatto fino alla partita di Cossato ci vuole un pochettino ripartire con una certa quale ambizione per un altro anno, visto che appunto è l'anno del centenario della società. Grazie mille. Prego.